Il 14 agosto del 1981 c'era il caldo di ogni 14 di agosto, ma lo stesso a Milano si riunì una folla enorme. Ci ha lasciati una brava persona. Piangeva così una piazza Duomo che quel giorno ci aveva tenuto a mettersi elegante, con uno stile che da tempo non usava, e forse in quell'alba degli anni da bere dava anche un po' l'odore di naftalina. Insomma, anche se in fondo veniva da un'altra epoca, per tutta la Milano borghese popolare, nerazzurra o rossonera che fosse, quell'Angelo Moratti che salutava per l'ultima volta era una brava persona. In quella mattinata la capitale economica dell'Italia non congedò solo lui, ma anche la maniera onesta di un'epoca che se n'era andata, e con essa la Milano dei Navigli, della nebbia e dei consigli di fabbrica, e la speranza di una città capitale morale della penisola. La storia di Angelo Moratti era partita dalla provincia. Era un rappresentante di Oli Minerali che semplicemente per primo, facendo uno più uno, ebbe l'intuizione geniale che solo dopo sembra scontata. Senza la benzina, le macchine degli agnelli stavano ferme. Insomma, in un'industria che cresceva, erano basilari le fonti di energia, di cui il Moratti, per dirla alla milanese, fece commercio. Erminia. Questo qua è il nostro primo milione. Angelo si presentò così sulla porta di casa un giorno degli anni 30 e con quella mazzetta in mano mostrava alla moglie il raggiungimento di un traguardo che per tutti era un miraggio. Da quel giorno, però, Angelo Moratti smise di contare i soldi e per lui il denaro non fu più un fine, ma mezzo. Quello stesso denaro con cui nel 1955 comprò un Inter in agonia. Moratti era un uomo di intelligenza e di correttezza. Non a caso è l'unico petroliere in Italia morto senza aver ricevuto una comunicazione giudiziaria, disse Peppino Prisco, un uomo di stile colorato di nerazzurro, la squadra che aveva fatto diventare grande nel mondo. Proprio l'Inter può aiutare a capire Moratti. Il calcio ad un industriale serve ad insegnare molte cose, disse spiegando le delusioni che vennero all'inizio della sua avventura. I campionati fallimentari, i rapporti difficili con i tecnici e con un mondo sportivo milanese ancora provinciale li insegnarono a perdere, cosa a cui non era abituato. Angelo Moratti era arrivato in nerazzurro nel 1955, raccogliendo un pezzo di calcio per buona parte ancora immerso nella polvere del dopo Superga. Per Moratti comprare l'Inter era stato un gesto d'amore di gioventù. Sua moglie Erminia, ex impiegata della società telefonica, era da sempre tifosa dell'Inter e lo aveva portato ad una partita dell'Ambrosiana all'alba degli anni 30. Da quel giorno, quei colori furono anche i suoi. Dell'Inter i Moratti ne fecero un bene di famiglia, ma una famiglia allargata che comprendeva Milano e milanesi, scrisse Gianni Brera. Il clan dei Moratti è qualcosa di molto simile a certi film di Frank Capra. Si vogliono tutti bene e incattiviscono solo per l'Inter, il loro hobby dannato. I Moratti si volevano bene fra loro e volevano bene a Milano e ai milanesi. Basta raccontare di Erminia, che girava con una borsa piena di sterline d'oro e le distribuiva a chi sembrava ne avesse bisogno. Una beneficenza silenziosa, casuale, senza fanfare mediatiche, senza telecamera al seguito. «Grazie per la bella chiacchierata, gentile signore», disse allungando una moneta verso Montale, stupito sia di non essere riconosciuto dalla bella signora, sia di assistere nell'Italia del boom ad una scena di così generosa ingenuità. Ma i Moratti erano così. L'Inter vincente dei Moratti divenne l'immagine internazionale di quella che avrebbe dovuto e potuto essere Milano, partendo innanzitutto da uno stile. Si andava a San Siro negli anni 60 come alla prima della Scala, ricordò Lady Moratti. Si guardava chi c'era e chi no. L'Inter come paradigma di stile, dunque. L'Inter di Elenio Herrera. L'allenatore magnifico, esotico, con l'accento spagnolo, che pensava di usare il presidente, ma invece era usato da lui. HH, come lo soprannominavano,
era ogni volta raggirato da Angelo Moratti. Basta vedere chi usciva vincente dall'eterna dialettica attorno a Mario Corso, che il presidente aveva preso da ragazzino e che era l'unico calciatore che regolarmente trovava il coraggio di prendere in giro l'allenatore, irridendo la sua austerità e le sue manie. Herrera non amava la libertà e la ribellione di Mario Corso. Ad ogni fine stagione, il mancino era il primo della lista di HH tra quelli da cedere, ma ad ogni rientro l'allenatore lo trovava lì, accanto ad un assegno del presidente intestato a lui, per tenerlo buono. Piaceva troppo Corso a Moratti, più o meno come i soldi di Herrera, quindi il compromesso era facilmente raggiungibile. Corso era la fantasia che l'allenatore non concepiva. Il suo sinistro era la poetica che l'Inter nelle intenzioni del presidente doveva avere. Una mancina unicità, l'intenzione di essere diversi per sostanza, non per apparenza. Milano, la Milano della Scala. Questo era lo stile di Moratti e dell'Inter. Un modo ormai di modè per gli anni Ottanta che celebravano l'addio di Moratti. Stava arrivando il calcio da bere. Venne il vincere televisivo, gli elicotteri, il mondialito e gli applausi esagerati. Venne un altro stile, un altro sport. Venne un altro mondo.